benvenuta alla nostra Sara Toscano. Grazie. Vincitrice grazie. Ufficiale di Amici 2023, voce spaziale, giovinezza, bellezza, hai tutto dalla tua, È vero. Non esageriamo. No, te lo dico proprio col corazon, è vero. Come stai? Benissimo, sto benissimo, sto girando tutta l'Italia adesso per vedere tutte le persone che mi hanno sostenuto, cioè cosa più bella di questa non potevo fare ora. Devo dire che intorno a te c'è una grandissima accoglienza, un grandissimo calore, è vero? Sì. L'hai sentito? Sei riuscita a sentirlo anche all'interno della casa, all'interno di Amici, o eri davvero staccata da tutto? No, all'interno della casetta molto, molto, molto poco, perché durante il serale non avevamo dispositivi, quindi non potevamo collegarci con il mondo fuori. Era solo una piccola percentuale del pubblico che magari ti poteva dare un po' la carica, la grinta. Certo. Però era molto ridotto, no? E invece una volta fuori, infatti avevo un po' il timore, chissà come sarà fuori, invece sta andando benissimo, sono contentissima, mi sta arrivando veramente tutto il calore che mi trasmettono le persone. Senti, ma ti aspettavi che sarebbe stato così? No. Ti faccio questa domanda perché in realtà dietro di me c'è un pensiero molto chiaro, no? Cioè tu arrivi all'interno di un programma e pensi di riuscire ad ottenere tutto quello che ti riuscirà ad avvicinare al tuo sogno, però è sempre un punto interrogativo molto grande. Però è ovvio che ce la metti tutta, no? Infatti non è un caso che abbiamo messo I'm a Believer degli Smash Mouth, cioè ci credi davvero tanto. Però è un'incognita. Eppure poi tu qui ci sei in quel dopo. È stato veramente tutto un'incognita, come hai detto te, no? Io sono entrata nella scuola senza sapere quando effettivamente sarei uscita, no? Sì. Quindi sono entrata lì dentro dicendo io voglio fare questo, vado, esco quando esco, l'importante è che ce la metto tutta e che faccio capire chi sono le persone, no? Che non esce un'immagine diversa da quella che sono effettivamente io. E avendo la fortuna di essere rimasta lì tutti gli 8 mesi, sanno esattamente chi sono e è arrivato quello che è arrivata la mia persona. E quindi sono veramente contenta di come è andato, però non me l'aspettavo, anche perché il pomeridiano non è stato tanto facile per me, quindi mai me lo sarei potuto aspettare. Devo dire che hai vissuto momenti di grande intensità e anche di paura in questi lunghi mesi all'interno della casetta. È vero che tu hai avuto una crescita tua proprio a livello vocale grandissima? Sì, no, comunque lì ci sono tante professionisti che ti aiutano in tutti gli aspetti, veramente tante vocal coach. Ma anche banalmente i ballerini, no? Ci sono i ballerini che ti aiutano quando vuoi fare le prove, che ti sostengono. Ho fatto un sacco di lezioni di staging con Isabel, che aiutano tantissimo. Comunque è veramente una scuola lì dentro, cresci tanto. E io ho fatto tanti miglioramenti e infatti ringrazio veramente tutti. Senti, ma se dovessi dire un grazie, no? Di quelli proprio che ti escono dal cuore, tra le persone che hai incontrato all'interno di questa esperienza, tra i coach, ma magari non solo, a chi lo vorresti dire? A Lorella, perché è la prima persona che ha creduto in me, parte la mia famiglia chiaramente, no, che è sempre dalla mia parte, però Lorella è dal primo giorno che mi ha vista che mi ha detto a me piace la tua freschezza e anche il fatto che non sei pronta, voglio crescerti sostanzialmente, quindi lei è la persona che ringrazio di più di tutti. Senti, tu sei arrivata all'interno di questa esperienza di Amici che non avevi mai studiato canto, quindi sei davvero un talento naturale puro. Questa freschezza probabilmente è anche il frutto di questa tua innata predisposizione che non è stata virata. Hai intenzione magari di studiarlo, di mettere a posto la voce? Certo. Però mantenendo questo tuo lato, che poi è quello che secondo me ti ha fatto arrivare così tanto. Assolutamente. Io quando, prima di andare ad Amici, io mi ero già messa nella testa adesso vado a studiare canto, no? E quando ho detto alla fine guarda che mi hanno presa e hanno detto bello, e io però non ho studiato canto, quindi avevo un po' paura, invece mi hanno detto che probabilmente quello meglio. Sarebbe stato anche il mio punto di forza, no? Il fatto che non avevo mai studiato, avrei potuto imparare lì, si sarebbe vista la crescita, cosa che penso sia stata, esatto. È vero. Però adesso, una volta uscita da qua, ci tengo a studiare, quindi ho già iniziato a prepararmi per certe lezioni. Non cambiare la tua anima, No, assolutamente, assolutamente. Senti, c'è una cosa bella legata a Sexy Magica che stiamo per andare a vedere. Uscirà ufficialmente il video alle 14 di alle oggi. 14. Ma noi di Area 101 abbiamo la fortuna, il grande regalo che ci avete concesso di poterlo passare in anteprima. Spoiler. Quindi non diciamo niente, ce lo godiamo. Sara Toscano, Sexy Magica. Sexy Magica, Sara Toscano qui su Area 101. Che bello poter dire. Benvenuta ai microfoni di Area 101. Primo passaggio ufficiale in TV del tuo videoclip. Del mio videoclip. Infatti eri qui che te lo guardavi tutto. Certo, è la prima volta che lo vedo così sulla televisione, quindi bellissimo. Com'è la sensazione?
tanta roba, cioè bellissimo. Primo videoclip nella mia vita che faccio, registrare, adesso vederlo qua è una bella soddisfazione. Quindi tu adesso hai la fanbase sia familiare che fanbase proprio Sara Toscano ufficiale, che alle 14 aspettava di vederla, invece no, ci ha avuto lo spoiler. Esatto. Allora Sara, volevo davvero continuare a chiacchierare un po' con te e capire una cosa che mi ha fatto tenerezza quando ti seguivo all'interno di Amici, era proprio vedere anche che tu hai compiuto i 18 all'interno della casetta. Sì. È stata, penso, una cosa forte quella. Sì, cioè sarà comunque il 18esimo, è un compleanno che ti ricordi. Te lo ricordi, no? È importante. Fai di solito i mega festoni, comunque qualcosa. E io ho avuto la fortuna di festeggiarlo lì ad Amici. Quindi non ho fatto quel mega party che di solito si fa, ma ho fatto una cosa molto più importante. Posso dire festeggiati 18 anni durante forse gli 8 mesi più importanti della mia vita, per adesso almeno. Quello sicuramente. Quindi festeggiarlo con tutti loro è stato veramente bellissimo. Proprio bello, bello, bello. Ma ti hanno fatto il regalo, eh? No. Ah, ci pensi? No, i ragazzi lì no, mi è arrivato il regalo dai miei genitori, quello. Okay. Sì. E nessuno della produzione ti ha fatto uno straccio di regalo per i tuoi 18 Beh, anni? Beh, ho avuto la festa sorpresa, ma mi hanno regalato il gelato, quindi per me quello va benissimo. Okay. Vedi, alla fine Sara Toscano resta così semplice com'è, si accontenta del gelato per i suoi 18 anni. A saperlo, vedi, potevamo far trovare un mazzo di fiori noi qui per recuperare questa benissimo. Cosa. Che cosa hai capito della tua voce? Della potenza della tua voce, delle tue capacità vocali? Che mi piacciono i toni bassi. Cioè le note quelle più basse mi piacciono tanto. Io prima avevo quasi paura di cantare canzoni che magari non andavano su certe note, invece ho capito che dovrei approfittarne di più. Sai, questa è una cosa in realtà interessante che mi incuriosisce molto. Io sono mamma di tre bambini e la mia più grande, che ha 13 anni, ha una bellissima voce. Anche per lei è molto più facile andare nelle note alte. Io le dico sempre: canta qualcosa che ha le note basse. Lei mi dice: non riesco, non sono capace. Ma un po' forse anche l'età giovane, la freschezza e poi la facilità di raggiungere un certo range vocale. Ma sai cos'è? È il fatto che quasi quando canto, no? Cioè voglio che arrivi la canzone, che sia impattante, no? E con le note basse avevo quasi il timore che non arrivassero, no? Cioè se non c'è la nota, quell'acutone lì, allora la canzone no. Non arriva. Invece no, non funziona così. Anzi, con le note basse spesso ti arriva più dall'anima proprio, quindi... È vero. Cioè con la tua estensione vocale, per me la nota bassa è qualcosa proprio che ti entra e poi tu ci porti in alto, no? Certo. Che è una cosa molto bella. E qua ho lottato mesi con le vocali al coach che mi dicevano: canta basso. Io no, questa non la voglio fare, io canta basso. No. Invece ci hanno visto lungo. Ho detto ai nostri ascoltatori di dirci così le cose che magari volevano sapere di te. Sono arrivate tante note vocali, ne condividiamo una. Certo. Ciao agli amici di R101 e ciao a Sara e complimenti ancora per la vittoria di Amici. Sara, una domanda super veloce: se dovessi fare un duetto, con chi lo faresti della scena emergente musicale napoletana? Ciao. E lui è napoletano. Ciao intanto. Allora, ti direi a cuore con Petit, perché comunque è un mio compagno di Amici, è un mio compagno di scuola, ci ho vissuto 8 mesi, quindi essendo napoletano ti direi lui. Sarebbe bello poter fare collaborare con comunque tutti noi di Amici, sarebbe una bella esperienza. L'abbiamo lanciata. Non si sa mai che possa succedere qualche cosa. E se invece ci allargassimo rispetto non soltanto alla scena napoletana, anche se sta avendo per me grandissimo successo in questo momento, e anzi con la riscoperta dei grandi del classico napoletano, ecco, però uscendo dal partenopeo, con chi ti piacerebbe cantare? Ma ci sono tantissimi artisti, se ti potevi fare veramente tanti nomi. Mi piace veramente tanto Ultimo e sarebbe veramente bello poter fare un feat con lui un giorno, però posso che parlarti anche lui di... con i toni alti, con lui andrebbe bene. Però anche con un Mirama, un Tananai, comunque ci sono tante persone con cui sarebbe bello poter collaborare. Senti, sei in giro, stai cantando, sei una trottola, oggi lo ricordiamo, sei a Milano. Sì. So che però si sono aggiunte delle date nuove. 4 date, sì. Me le sono segnate, tu le sai tutte? Facciamo la prova, allora, no, te lo dico io. Allora, La Spezia, poi ci avrò... Ah, vai in ordine, fai un po' così. No, vado, non mi ricordo l'ordine. Allora, poi... 10 giugno a Catania. 23 giugno, Reggio Calabria. 25 giugno, La Spezia. Brava, 29...
aiuto, campo basso, ok. Però tanto ti seguono sui social, quindi sapranno, certo, tutto di, certo, te. Certo, ho già pubblicato ieri tutte le storie. Va bene, ultima cosa che ti voglio chiedere, Sexy Magic, l'abbiamo visto prima il video, l'abbiamo ascoltata, la stiamo ascoltando davvero tantissimo, parla di una notte in cui una ragazza si vuole sentire sexy, si vuole sentire magica. Tu ti sei mai sentita così? Ma mi piace l'idea di sentirmi così, ma in generale parlo di una notte, però in generale è un po' intesa come tutta la vita, no? Cioè, secondo me ci si fa troppe paranoie, no? Quindi secondo me una donna deve avere anche questa cosa di dirsi: oggi voglio stare spensierata, no? E quindi è un po' il senso quello di quella canzone. Io sono molto così, cioè non mi faccio a volte, non sempre, però spesso la sera mi dico: dai, stai tranquilla, goditi questa serata, stai senza pensieri. Esatto. Vedi la saggezza, 18 anni, ci sono donne della mia età che non hanno la libertà di potersi dire: sei libera di essere quello che sei. Esatto. Invece la nostra generazione, la vostra generazione, per me sta mandando un messaggio bellissimo a tutto il femminile. Grazie Sara di essere grazie passata. Grazie a voi, grazie mille. Sara Toscana, i microfoni di Area 101. Grazie.